Vuoi di, retroscena di Pugnaloni, Federico ha detto non manca molto alla sua scelta. Una nuova settimana è appena iniziata e già sono tante le informazioni che sono trapelate sul futuro prossimo di UED. Il blogger Pugnaloni ha usato i social network per far sapere che il cast si ritroverà agli Helios per registrare venerdì 3 e sabato 4 febbraio. Due giorni in cui almeno uno dei tronisti potrebbe fare la scelta. Lorenzo, infatti, ha raccontato che nel corso delle ultime riprese Federico ha chiaramente detto che non manca tanto tempo all'annuncio della sua decisione definitiva tra Carola e Alice. Le anticipazioni della registrazione di UED del 28 gennaio hanno un po' deluso i telespettatori, in parecchi si aspettavano che Federico e Lavinia facessero la scelta lo scorso weekend. Invece non c'è stato neppure un annuncio da parte loro. Oggi, lunedì 30, Lorenzo Pugnaloni ha fornito un dettaglio importante sul percorso che Nicotera sta facendo in TV nella speranza di trovare l'anima gemella. Sul profilo Instagram col quale il blogger dà tutti gli spoiler sul dating show ogni settimana. In queste ore è possibile leggerne uno che fa contenti molti fan della trasmissione. Nell'ultima registrazione Federico ha detto che non manca molto alla sua scelta. Ha raccontato il giovane sui social scherzando sulle lunghe tempistiche con le quali tutti e due i tronisti del cast stanno affrontando la parte finale della loro avventura. Sabato 28 gennaio, dunque, Nicotera ha rassicurato il pubblico e le sue corteggiatrici sul fatto che a breve comunicherà il nome della prescelta, mettendo fine a un'attesa che va avanti da mesi. Ogni volta che c'è una nuova registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, i fan incrociano le dita nella speranza di leggere che Federico ha scelto Carola o Alice dopo un percorso di conoscenza iniziato a settembre e tuttora in corso. Le ultime anticipazioni di UED parlano di belle esterne ma di nessuna decisione definitiva presa da entrambi i protagonisti del trono classico. Il romano ha ricevuto una sorpresa da Barisciani mentre con Carpanelli ha trascorso qualche ora di svago sulla neve, non sono mancati. Inoltre, i baci appassionati con tutti e due le giovani che da mesi stanno cercando di conquistare il cuore dell'indeciso ingegnere. Stando al retroscena riportato da Pugnaloni in queste ore, però, all'inizio di febbraio Federico dovrebbe lasciare il programma in coppia. Sempre sul profilo Instagram gestito da Pugnaloni, è possibile leggere le date in cui avverranno le prossime registrazioni di UED. Il blogger ha informato fan e curiosi che dame, cavalieri e tronisti torneranno in studio venerdì 3 e sabato 4 febbraio, il weekend che arriverà. Dunque, potrebbe essere quello decisivo per la scelta di almeno uno dei protagonisti storici del trono classico. Se Federico sta per prendere una decisione tra Carola e Alice, Lavinia prova a chiarirsi tanti dubbi che ha sui due corteggiatori che sta frequentando da tempo sotto i riflettori. Gli spoiler dell'ultima puntata che Maria De Filippi ha condotto, fanno sapere che la romana non si è presentata in esterna con i due Alessio e al suo posto ha mandato la mamma imbarazzando i corteggiatori, Campoli e Corvino. Dunque, hanno conosciuto la donna che presto potrebbe diventare la loro suocera. In questi giorni che mancano alle nuove riprese del programma Mediaset, entrambi i tronisti dovrebbero incontrare i loro spasimanti per cercare di capire con chi si vedrebbero meglio nella vita quotidiana. La persona con cui intendono fare coppia nel prossimo futuro.